I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Se siamo uomini di spettacolo, attori, registi, scrittori, uomini di teatro. Beh, mi dispiace deluderti, ma non siamo nulla di tutto ciò. Siamo solo qualcuno che vuole raccontarvi qualcosa. Siamo menestrelli, siamo cantastorie. Storie cupe, è vero, ma anche edificanti. E per raccontarvi queste storie cupe ci vorranno un paio d'ore circa, anche meno. In fondo sono successe tante cose, forse troppe. Però sono sicuro che troverete in voi la pazienza per ascoltarli, perché vi riguardano, ci riguardano. Sì, sono certo che riguardino tutti noi. E per raccontarvi queste storie, siamo qui, un tavolino, un bicchiere di vino, dei libri, un amico, un po' come se fossimo a teatro. Nei teatri è nata la filosofia greca, nei teatri si è andati, dopo la morte di Falcone Borsellino, per ricordare, nei teatri si è andati a discutere, a capire la tragedia di Tangentopoli. Nei teatri a volte si è fatta politica. Nei teatri si vive un paradosso. Il paradosso è che il teatro, che per eccellenza è il luogo della finzione, della rappresentazione, il posto del qui e non qui, come diceva il grande Carmelo Bene, diventa il luogo della verità per una volta. Una verità intesa come esposizione dei fatti, che sono però da argomentare, da capire, da approfondire. Vi chiediamo scusa fin da ora, se nel raccontare queste verità capiterà di non essere del tutto obiettivi. Se l'imparzialità si mischierà con l'opinione, potrebbe accadere. Potrebbe accadere perché quando fai ricerca, quando studi, quando scopri storie come quelle che oggi racconteremo, ti confronti con quanto di peggio l'essere umano è stato in grado di fare. E capisci di non essere sulla strada giusta quando hai le risposte. Sei sulla strada giusta quando le domande aumentano vertiginosamente, e più le tue domande aumentano, più le tue certezze crollano, si screpolano, collassano. Ti domandi: a cosa sono serviti i secoli di civilizzazione, di musica, medicina, teatro, filosofia? Tutto quello che differenzia la specie umana da ogni altra specie animale che vive su questo pianeta che chiamiamo Terra. Se poi quella stessa specie umana è in grado prima di concepire e poi di attuare quello che oggi ascolterete. E forse l'unica risposta è un piccolo spazio. Se potessimo misurarlo non andrebbe oltre il centimetro. La nostra moralità. A volte noi svendiamo facilmente la nostra moralità, perché in realtà è l'unica cosa che davvero ci appartiene fino in fondo. È il nostro ultimo spazio. Al suo interno siamo liberi, al suo interno siete liberi. È piccolo, è fragile, è nostro. Non dobbiamo mai permettere di spenderlo. Non dobbiamo mai permettere di spenderlo. Non dobbiamo mai permettere che ce lo rubino. Il mio amico ha appena parlato di qualcosa che si può riassumere forse con una parola sola. E lui ha usato quella parola, moralità. I protagonisti delle storie che proveremo a condividere con voi oggi, e come vedrete la loro di moralità è stata fortemente messa alla prova.
Alcuni di loro l'hanno mantenuta fino all'ultimo, dimostrando una tenacia veramente straordinaria. Altri invece l'hanno barattata magari per un pezzo di pane, oppure un paio di scarpe un po' meno rotte, oppure per evitare un pestaggio, l'ennesimo della giornata, della settimana, dei mesi e degli anni. Altri, proprio per salvarsi la vita, magari mandando a morte qualcun altro al loro posto. E vedete, quando ci siamo messi a studiare, a raccogliere informazioni che potessero permetterci di arrivare oggi davanti a voi con delle storie ricche e complete, siamo stati costretti a farci questa domanda. Ma questa moralità esiste? E mi riferisco a una moralità in senso assoluto, totale, che vada bene per ogni luogo e ogni epoca. Cioè, chi la cerca in se stesso, chi la cerca nel suo prossimo, chi nella fede, chi nella scienza, nella cultura, chi viaggiando, ognuno a modo suo. E noi dal canto nostro non siamo riusciti a ridurre a meno di due le possibili risposte nelle quali ci siamo imbattuti. La prima è più semplice, più diretta, e ci dice che una moralità oggettiva, totale, non esiste, non può esistere. E non può esistere proprio perché la storia, la nostra storia, se analizzata ci dimostra che ogni luogo e ogni epoca sviluppa una gamma di leggi, regole, scritte o non scritte, applicabili in quel determinato contesto. E quelle stesse regole, se prese e messe altrove, non darebbero lo stesso risultato. E così la moralità diventa sempre di più qualcosa da montare e smontare, qualcosa di rinegoziabile. Perché no? Ha senso? Forse è proprio questa la risposta giusta. Ma poi ci siamo anche imbattuti riflettendo in una seconda possibilità, un po' più complessa, un po' più profonda, ma anche molto, ma molto più bella. E questa seconda possibilità ce l'hanno insegnata proprio le persone di cui fra poco vi parleremo, le quali ci hanno dimostrato che soffrendo rettamente, con dignità, chissà, forse si può davvero realizzare qualcosa. Una sorta di conquista, una conquista interiore, badate bene, che ben pochi oltre a voi noteranno mai, ma pur sempre una conquista. E questa, quella della libertà, della dignità, dell'onore, è un diritto che nessun uomo può sottrarre all'altro in nessun caso, nemmeno quando lo sta massacrando, nemmeno quando lo sta rinchiudendo o quando lo sta uccidendo. Certo, sono pochissimi i casi nel corso della storia di individui che siano riusciti a raggiungere e a mantenere una tale qualità, un tale livello etico e morale. Ma lasciatevi dire una cosa. Ci fosse anche stato un solo esempio, un solo caso, e badate, ce ne sono stati molti di più. Ebbene, prima di tutto quella storia a maggior ragione andrebbe raccontata. E in secondo luogo basterebbe quella storia a dimostrarci che l'uomo può, almeno potenzialmente, essere più forte del destino che gli viene imposto con la forza dall'esterno. Pensateci, tutti noi qui possiamo essere più forti del nostro destino. E questa è una gran bella consapevolezza da portare con sé. Noi tutti qui apparteniamo a un'epoca, a una generazione che non ci ha costretti a trovare risposte a questo tipo di domande, anzi, non ci ha nemmeno costretti a farcele, siamo fortunati. Ma non tutti sono così fortunati. I nostri protagonisti, di cui fra poco sentirete, non sono affatto stati così fortunati. E così, mentre vi parleremo di loro, ognuno di voi provi individualmente, con sincerità, a porsi questa domanda. Ma al posto loro, io, che cosa avrei fatto? Noi non abbiamo potuto non chiedercelo, ma a questa seconda domanda, diversamente da quella di prima, abbiamo trovato una sola risposta, singola e molto molto precisa. Secondo noi, un uomo può essere giudicato umanamente solo se posto in condizioni umane. Un uomo può essere giudicato umanamente solo se posto in condizioni umane. E riteniamo non solo sbagliato, ma anche
profondamente ingiusto, subdolo, giudicarlo per azioni che egli è costretto a compiere, quando viene messo in contesti e in situazioni che di umano non hanno proprio più niente. Noi vorremmo fare un viaggio oggi insieme a voi, un viaggio durante il quale, fidatevi, non abbiamo la pretesa di insegnarvi proprio niente, ma la speranza e la volontà di condividere, questo sì, di condividere tanto anche. E chissà, magari fra un paio d'ore scarse, tutti insieme di questi concetti così pesanti, così strani, magari secondo molti di voi così noiosi, ma così importanti quando ne abbiamo davvero bisogno, tutti insieme avremo magari delle idee un po' più chiare. Per ora, grazie di venire qui.